Ecco fatto. Ecco fatto. Ok. Ecco fatto. Ecco fatto. Lascia. Eccolo là. Ecco fatto. Unlock your full potential at Crack Addicts. Allora, Denise, controlliamo il movimento del tuo collo che, come puoi ben vedere, non arriva fino alla fine. Il naso dovrebbe arrivare alla spalla, bene, arriva diciamo al 70%. Giriamo a sinistra e qui pure, insomma, diciamo che arriva un buon 80%, ma non al 100%. Denise porta l'apparecchio, se la guardiamo posteriormente possiamo subito notare le scapole alate, scapulum anteriore, ed è molto interessante perché dal suo atteggiamento posturale, guardandola di lato, si può subito notare questo avanzamento del bacino in avanti, le ginocchia iperestese, i piedi che tendono verso il piatto, anche se in realtà non lo sono affatto, e appunto queste scapole alate che mi portano a pensare che ci sia qualche problematica più che altro legata alla disfunzione della lingua. La mandibola è molto retratta e questo porta a delle problematiche. Infatti, se io chiedo a Denise di inghiottire, inghiotti per favore, così ovviamente viene tutto facile, ma se io vado a tirare qui un pochino, inghiotti, viene molto più difficile, vero? La cosa che mi interessa è anche la cervicale, che è un po' bloccatina, soprattutto sulla C3, la terza vertebra cervicale. La terza vertebra cervicale è interessante perché è la zona dove si va ad inserire il rafe mediano, sarebbe diciamo la parte legamentosa poi della lingua, ok? Quindi da lì devi sapere che la lingua è una catena muscolare che arriva fino ai piedi, ok? Quindi fino agli alluci e anche ai pollici, e ti prende tutta nella parte centrale, ok? Quindi tu hai una retrazione che ti porta proprio, vedi, le scapole molto indietro, ok? E il bacino in avanti e poi tutto quello che già ho spiegato. Quindi io immagino che tu possa soffrire in questi tratti qui, nella parte alta della cervicale, nella parte diciamo si chiama cervicodorsale, nella parte dorsolombare e nella parte finale della schiena, ho ragione? Sì. Mi mantieni le dita aperte, eh? Non mi fare vincere, io cercherò di chiudere, non mi fare vincere, brava, adesso chiudi un po' le dita, bravissima, e non mi fare vincere, io cercherò di aprirle, ok, spingi in basso, spingi in alto, e qui andiamo molto bene, aspetta che giro, dammi le braccia, le mantieni così, spingi in alto, forte forte, ottimo, spingi anche di lato, meraviglioso. Fammi vedere un'altra cosa, qua sono più che certo che perderai la forza, spingi in basso con la testa, e infatti è così. Ma perché? Perché, come spiego spesso nei miei video, perché molte persone ne soffrono, ci sono, guarda tu, delle problematiche, come ti dicevo, anche alla muscolatura mandibolare. Se noi tocchiamo questi punti, che come dico sempre sono i punti neurolinfatici dei muscoli della bocca, ok? È come se in questo momento li stessimo aiutando, va bene? Okay. Spingi in basso e i muscoli del collo si rinforzano subito, come puoi ben vedere, sì. Tipo magia. Allora mettiamo questo qua, e al solito li tratterò subito dopo, perché voglio vedere una cosa adesso, perché troveremo sicuramente nel programma di palpazione computerizzata tutta questa muscolatura tesa. Scusa un po', fanno un po' male, ma a fin di bene. Un secondo. Qualche secondo. E già subito, guarda, giù la testa, spingi in basso, è fortissima, vedi, manca a dirlo, pancia in su per piacere, qui, super,
sapere che la catena muscolare si chiama posteriore, ma parte in realtà da davanti, parte da qua, ok? E prende tutta la fascia della testa fino ad arrivare dietro fino alla fascia plantare, quindi sotto i piedi, va bene? Uh-huh. E sarà oggi anche una delle parti, visto che tu ce l'hai così in tensione, che tratteremo molto bene, va bene? Uh-huh. Ti capita la mattina ogni tanto di avere del formicolio alle mani? Sì, infatti alle braccia. Alle braccia, alle mani, sì, infatti, perché quando hai questi muscoli deboli, no? Mm-hmm. Che sono deboli a causa del fatto che stringi tanto i denti di notte, ok? Sì, infatti era un problema. Lo immagino. Cosa succede? Che i muscoli antagonisti, che sono quelli latero-posteriori, vanno a schiacciare, no? I nervi che poi vanno alle mani, no? E quindi tu, quando stai in certe posizioni, soprattutto la mattina, a letto, se leggi, stai al cellulare, ti possono formicolare. Vedi qua come fa male? Sì. E qua pure ma di meno. Sì, sì, esatto. Qua molto di più. Lo andiamo a sbloccare, ok? Ti chiedo per piacere un attimo un pochino di collaborazione. Devi portare la lingua da dentro la bocca, ok? Verso la guancia sinistra. Ok, quindi... Spingi contro il mio dito qua. Esatto, va bene. Adesso con la testa spingi invece ruotando verso destra, quindi la lingua a sinistra, la testa spingi verso il mio dito, vai, uno, spingi, già è andata, vedi? Spingi con la lingua, ora di qua spingi, uno, due, tre, lascia tutto, anche la lingua, ecco fatto. Mamma mia. Ah, che bella, visto? Adesso qua non fa più male però, eh? È vero. Morbida. Qua per favore la lingua a destra, stessa cosa. Spingi a sinistra con la bocca, con la mandibola, vai, spingi, esatto, ruota, al contrario, verso di qua, bravo, uno, due, tre, lascia tutto, ecco fatto, hai visto, e adesso non fa male niente. Impressione. Sì. Questa è la cosa che fa più paura, ma anche che fa meglio, fa stare meglio. Lavorerò molto il diaframma, perché il diaframma fa parte, insomma, dell'area di sofferenza, ok? Non fa proprio parte della stessa catena muscolare, ok? Perché fa parte di una catena più profonda, ma fa parte di tutto quel tratto che poi alla fine ci porta ad avere delle chiusure in avanti. Appoggia pure i piedi. Stessi? Sì, così. No, anche flessi, guarda. Mi dai per favore solo questo braccio, questo no, per favore. Dritto, dritto. Spingi forte verso di là. Molto bene. Adesso per favore prendi aria e trattienila dentro. Ok? È un test del diaframma. Trattieni l'aria e spingi forte verso di là. Come puoi ben vedere non c'è nessuna forza, va bene? Esatto. Perché? Perché chiaramente è molto in difficoltà questo diaframma. Okay. Allora io eseguirò qui. Aspetta che accendo la luce infrarossi nel frattempo, eccola là, già se si vede, questi sono i punti neurolinfatici del diaframma, adesso un attimo li stimoliamo come per i denti e ti faccio vedere come in 2 secondi ritorna tutto forte. Va bene. Il respiro migliorerà anche tanto. Fatto. Guarda, respira di nuovo, trattieni l'aria, spingi in alto e non c'è più, vedi? Adesso ti chiedo un attimo di stendere così, qui, bravissima. Allora, per aiutarti per le tensioni che hai nelle spalle, ti chiedo di venire, guarda, ho cambiato idea, metti le braccia sotto la pancia, tutte e due, grazie, le mani sotto la pancia. Rilassa completamente i gomiti. Facciamo una cosa ancora più divertente. Solleva le spalle per favore, grazie. Giù e riposa, bravissima. Ok.
questa è una bellissima posizione, eh? È un'antica tecnica chiropratica, semplicemente posizionare i cunei sotto le spalle in questo modo, in modo tale da rilassare automaticamente la muscolatura posteriore. Aiuta molto quando ci sono i bruciori, ok? Questi fastidiosi bruciori alle spalle, i trapezi. Fanno male? No. Qui fa male? No. Questo riscalda, è molto piacevole. Okay. Comincia a sentire il calore? Questa è l'area delle spalle, nella riflessologia, ti farà male, vedi? La senti un po'? Sì. Qui soprattutto, vero? Sì. Cervicale, spalle, vedi un po'. Sì, sì. Senti le tue cervicali in questo momento? Senti che si rilassa dei muscoli, questo intendo? Sì. Bene, bene. Sei molto sensibile, questa è una cosa buona. Qui è uguale? Fa male?
Fa il respiro, butta l'aria. Ecco fatto. Allora, morbida, stai morbida, morbida, non succede niente, un piccolo click, morbida. Ecco fatto, bravissimo. Morbida, morbida, morbida. Ecco fatto, avanti. Possiamo togliere questi. Uno, per favore, due, così. Morbida. Non mi aiutare, non faccio tutto io. Eccolo là. Questo lo tieni qua cortesemente. Morbida, morbida. Molto bene. Posizioniamoci dall'altro lato. Ah, sì, sempre. Mettiti dall'altro lato per uscire, fai il giro. Ok. Non mi aiutare. Tieni di qua. Morbida. Pancia in su, bravo, morbida, andiamo anche qui, fa respirone, ok, sì, questo è molto molto strano, però adesso sarai tutta un'altra persona, fai il libero libero, piega la gamba. Ti devo chiedere la cortesia di sollevare la gamba, ok? Guarda, ti faccio vedere, spingi in alto, forte, ok? L'altro muscolo che testerò, spingi in alto, adesso spingi in alto. Sì, verso di qua, è forte, ma se li testiamo insieme, quindi testiamo la catena muscolare, spingi in alto tutte e due e sono super deboli, ok? Niente di più, niente di meno. Vediamo anche l'altra, mantieni la testa, spingi tutte e due. Questa pure super debole, ma era chiaro perché ti ho già rivelato, no, che il problema sta lì. Mantieni la gamba e la testa così. 1, 2, 3, 4, 5 e adesso spingi, miracolosamente è ritornata fortissima. Stessa cosa, mantieni qua. 1, 2, 3, 4, 5, spingi in alto, super. E adesso direi che non abbiamo più scuse. Vieni in piedi, attenzione. Gli addominali ci sono, girati verso di là e vediamo se la testa adesso gira correttamente. Direi che sei un gufo, una gufa. Perfetta, assolutamente. Sono migliorate molto anche le curve, sono contento. Guarda, è stato un vero piacere. Com'è stato il trattamento? Ti sei ritrovata bene? Sì, è piacevolissimo. Molto bene. Oggi abbiamo in studio Mari, che viene da noi per delle problematiche cervicali e leggermente nella parte lombare bassa. Lei è un estetista, quindi ogni tanto a causa del lavoro si vanno a creare delle piccole problematiche, anche un po' di formicoli alle mani, piccoli fastidi alle spalle, tutte le cose alla fine normali per questo tipo di mestiere. Allora Mari, ti posso chiedere per piacere di venire un attimo qua, grazie. Allora, prima di tutto ti farò un controllo posturale generale, vediamo un po' se anche gli arti inferiori hanno delle problematiche, delle cose. Posso chiederti le braccia? Certo. Le mantieni ferme, ferme così. Okay. Spingi forte in alto, forte forte, ok. Solleva una gamba, non importa quale, spingi, di nuovo. Ottimo, l'altro per favore, spingi. Le arti inferiori sembra che non ci siano problematiche. Allora, vediamo prima sul lato destro. Non muovere le spalle, il lato destro arriva ben a 70 gradi, quindi diciamo pochino. Considera che il naso dovrebbe arrivare alla spalla e non ci arriva tanto bene a destra. Vediamo un pochino dall'altro lato. Sì. L'altro lato è già sui 90 e più, anche di più sinceramente, quindi vedi la differenza è eclatante. Tu usi la mano destra per lavorare, giusto? Sì, assolutamente. Ok, questa è un'altra cosa importante. Allora, qui va bene, c'è proprio leggerissimo però, restrizione solo proprio nella parte super finale, proprio niente di particolare. Mm-hmm. E qua invece è assolutamente perfetto. Vediamo un pochino qui. Sempre qualcosina, una rigidità finale, non è che ti manca il movimento, ok? Apri le dita per piacere, facciamo dei test neurologici per vedere un po'. Tieni le belle aperte le dita, ok? Io cercherò di avvicinarle, tu non me lo devi permettere. Uh-huh.
Tieni forte, 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 ottimo. Chiudi le dita, tenta le unghie, tieni forte, 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 ottimo. Spingi in basso, in alto, ottimo. Mantieni così, spingi in alto. E qui non ci sono problematiche di sorta. Ok, ottimo. Giù la testa, spingi la testa in basso per piacere. Anche qui non ci sono problematiche di sorta. Voglio fare un test per la clavicola, okay? Che è molto importante nella mobilità della spalla, soprattutto nella parte finale. Gira un po' la testa dall'altro lato, giù la testa. È un test inusuale, kinesiologico della clavicola. Ti chiederò di spingere la testa in basso, quindi attiveremo il muscolo SCOM, ma non c'è niente di particolare da questo lato. Mantieni un attimo dritto il braccio così, non piegare il gomito, spingi verso la testa tutto quanto. No, neanche qua ci sono problematiche così importanti. Vediamo un pochino, mi riesce a spingere verso l'esterno qui? Sì. No, guarda, verso di me così, sì. In alto, molto bene. Spingi in basso, ruota in basso, molto bene. Spingi indietro, verso di me. Ottimo, mantieni questo così, spingi in rotazione verso l'esterno. Ok. Molto bene, qui non c'è niente di particolare. Spingi indietro il gomito, meraviglioso. Mantieni questa posizione, spingi indietro. Mantieni questa posizione, spingi in alto. Fai il pugno, respiro, trattieni l'aria, spingi in alto. Ottimo, mantieni, guarda, questo così, il braccio e la testa ruotata. Spingi indietro, niente di particolare. Mantieni qui, spingi indietro. Guarda verso di me, molto bene, anche qui non c'è niente di particolare. Allora, vedi la differenza? Guarda, se premo qua non dà male, ok? O poco comunque. Sì. Qui ne dà invece tanto. Lo senti che c'è una differenza importante? Sì, sì, assolutamente. Ti faccio vedere una cosa: se tu mi dai il braccio, okay, tieni la testa dritta, spingi in alto, questo sarà forte. Vediamo un po', giriamo per metà, quindi prendiamo, mettiamo in gioco la prima parte, la parte alta della cervicale, spingi in alto e già cedi subito, vedi? Non puoi farlo. Gira tutto, spingi in alto, qua invece non succede niente. Prendiamo mettiamo in gioco la parte bassa della cervicale. Okay. Fammi vedere dall'altro lato, spingi in alto, ruota semplicemente per metà, spingi in alto, non c'è niente, spingi in alto, non c'è niente. Quindi effettivamente non hai delle cose così gravi, però hai la parte cervicale in rotazione a destra che dà delle problematiche. La sblocchiamo subito, sentirai il piccolo click totalmente indolore, va bene? Ok. Ovviamente terrorizzata, mi raccomando, non c'è motivo. Allora, guarda solo con gli occhi, la testa me la lasci morbida, in alto a destra. Ok? Ora guarda il pavimento, ecco fatto. Semplice, semplice. Mi dai per favore il braccio, spingi in alto. Guarda, ruota per metà a destra, spingi in alto e non c'è di più. Ma me ne è già di base. Wow, ti dico già da subito che la rotazione è più che perfetta. Vediamo un pochino la mobilità laterale. Vedi che qui c'è una tensione. Ti sposto anche un pochino i capelli, guarda che è anche meglio per te. Guarda, uno, attenzione, ecco, esatto. Se io faccio questo movimento qui forse senti qualche fastidio, vero? Qua molto di meno, te lo faccio anche vedere. Piega meglio le gambe cortesemente. Sì. Bravissima, mi dai per piacere tutte e due le braccia. Certo. Facciamo dei test particolari di kinesiologia applicata. Spingi all'interno le braccia per favore. Ok. Forte forte? Sì. Bravissimo. Allora, ora mantieni qui. Ti chiedo di sollevare la testa e mantenerla così. Okay. Me lo rispingi forte forte al centro. Perfetto. Ora dalla stessa posizione sollevi in questo modo. Spingi. Ottimo. Dall'altro lato. Spingi. Qua sei ottima. Ti chiedo un attimo, guarda, di estendere, estendere, estendere la testa. Ridammi per piacere qui. Mi puoi portare le gambe una da un lato e una dall'altro, cortesemente? Certo. Come proprio fuori dal lettino, se riesci, se non ti viene male. Esatto, tutta estensione. Spingi all'interno. Meraviglioso, qua non c'è niente di male. Riporta le gambe sul lettino, ne pieghi solo una, quindi un'altra l'altra la butti giù, per piacere. No, no, proprio sul lettino. Esatto, abbassata, perfetto. Allora ti chiederò, guarda, di lasciare la testa così. Mi dai le braccia di nuovo in quel modo? Certo. Bravissima, spingi all'interno, qua avrai un problema, infatti lo immaginavo perché è quello che ti stavo testando prima, è solo una conferma, perché abbiamo uno squilibrio, te lo dico già, della muscolatura della cervicale lateralmente, nella muscolatura profonda. Sì. Senza ruotare, ok? Di mantenere una spinta in questa direzione, ok? Mantenendo la mia mano ferma, io cercherò di darti una resistenza, tu non mi devi
fare vincere, ok? Semplicemente ferma, quindi spingi, esatto, manteniamo questa posizione, questa forza, mantieni, ti faccio stancare oggi, mantieni, forza, spingi ancora, 3, 2, 1, riposa, aspettiamo un paio di secondi, per favore, okay. Di nuovo, spingi, 1, 2, 3, spingi, 4, 5, lo so che ti viene difficile perché sono deboli i muscoli, lascia morbida, 3, 2, 1, l'ultima volta, spingi, 1, 2, 3, 4, 5, fantastico, adesso ti faccio rivedere, se io ti metto là adesso in questa posizione, mi ridai le braccia, sì. Così, spingi all'interno e sono super forti, va bene? Ah. Allora, sempre mantieni questa posizione, facciamo un altro piccolissimo click, va bene? Ok, sì. Una cosa che spaventa di più. Mm-hmm. No. Però è soddisfacente. È vero, non lo posso negare. Allora, questa volta facciamo una manipolazione leggermente diversa, ok? Mm-hmm. Ancora più divertente. Ti chiedo di mantenere la spinta sia in rotazione che un po' in lateralità. Io ti mantengo in questa posizione. Okay. Vai, spingi. Quando ti dico io, lascia morbido. 3, 2, 1, lascia tutto. Ecco fatto. Hai fatto male? Zero. No, zero. Esatto. E adesso vedi che non c'è praticamente quasi più dolore. Qualcosina ancora c'è, perché ce n'è un'altra un po' più su. Che ti faccio subito, ti sblocco subito. Allora, questa volta ti chiedo di portare gli occhi solo a sinistra. Guarda il giardinetto, ok? Spingi solo in rotazione, quindi verso il mio dito. Ok. Brava, mantieni questa spinta. Ruota a destra. Ok? Guarda, devi fare così. Ok? Ok. Spingi. 1, 2, lascia tutto. Eccolo là, vedi che ce n'era un'altra. Le manteniamo sulle spalle, ok? Sblocchiamo un pochino anche la tua dorsale. E poi ci occuperemo invece della lombare. Lascia morbida. Ok, una mano sulla spalla qui, l'altra sul gomito. Fammi entrare qui. Morbida. Guarda, stacca la testa dal lettino. Esatto. Lascia. Ecco fatto. Sentito belle le coste. Esatto. Giro un attimo. Questa la possiamo tenere anche giù. Guarda. Ok. Una. Questa. Bravissima. Così. Fammi entrare solo un attimo qua. Ok. Perfetto. Stacca la testa dal lettino. Stacca. Lascia. Oh, questo è bello libero. Allora. Non hai dismetrie, quindi diciamo sicuramente è più problematica di natura posturale che altro, ok? Ah, ok. Hai molta lordosi. Sì, è quello il punto in cui... Esatto, qua hai male, vero? Sì. Metterò, guarda, dei cunei, uno qui e l'altro pure, uguale, identico. Così creiamo una rotazione, una controrotazione. Allora, passerò un attimo un piccolo macchinario che si chiama nervoscopio e vediamo se ci sono delle aree di forte tensione. Allora, qui proprio è chiaro ed evidente che c'è una sofferenza lombosacrale che possiamo sbloccare subito. Ok, mi dai soltanto un attimo mano e braccio. Io ora cerco di... cioè ti giro, tu non mi aiutare, ok? Peso morto. Così. Mantieni. Allora, sentire anche qui il piccolissimo click indolore. Morbida. Ecco fatto, hai sentito? Sì. Pancia dall'altro lato. Andiamo a ristabilizzare. Ora, 1, 2, mantieni questa posizione cortesemente, posso avere un attimo la mano? Certo. 1, 2, non mi aiutare, al solito, bravissimo. Questo lo teniamo qui. Ora, così, morbida, lasciati cadere. Ecco, un pochino più su. Perfetto, pancia in su per favore. Sì. Abbiamo quasi fatto, non hai tante problematiche. Allora.
molto bene. Scusa un secondo, Morbida. Mm-hmm. È importante per chi lavora tanto con le mani, no? Morbida. Certo. Morbida. Questa è un pochino più noiosa, mi spiace. Morbida. Figurati. Ok. Questa no. Questa un po' meno. Molto bene. Giusto per, ma l'abbiamo già testato, però giusto per far vedere anche quanto ruota la cervicale, adesso il nasino arriva perfettamente sulla spalla, esattamente come l'altro lato, va bene? Mm-hmm. Non ci sono proprio assolutamente non c'è alcun problema. Sì. La spalla, vedi, si è già subito sbloccata, va in alto come doveva. Mm-hmm. Anche qui, guarda come va indietro, non ci sono proprio affatto più problemi. Non c'era tanto, perché sei giovanissima, però giustamente è importante mantenere prima di curare, va sì, bene? Veramente. Prevenire è meglio che curare. Beh, direi che il nostro trattamento può finire tranquillamente qui. Grazie tantissimo per aver scelto il mio studio e spero grazie che ti sei trovata bene. Grazie a te, soddisfattissima.